Ed eccoci tornati su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Negli scorsi episodi, non sto nemmeno a dirvelo, abbiamo fatto delle robe impressionanti, abbiamo scoperto delle cose assurde su sto gioco e siamo letteralmente pronti, volendo, per andare quindi al castello di Hyrule, per sconfiggere Ganondorf, per andare nel baratro sotto. Ma ovviamente ci vuole un po' di preparazione, perché se abbiamo così tante difficoltà nel sopportare danni da nemici semplici, significa che dobbiamo upgradare le armature. Perché sì, in questo gioco, esattamente come in Breath of the Wild, si possono upgradare le armature. Nel mio caso specifico non l'avevo ancora fatto, perché comunque le fate che troviamo in Breath of the Wild qua vanno sbloccate. Ed è una quest, non dico lunga, ma comunque un po' faticosa da fare, e preferivo avanzare nella storia o comunque farmi un po' di vita extra che comunque non fa mai male. Però siamo arrivati a un punto in cui secondo me è giusto fare questa missione. Non sarà lunghissima perché comunque alcune di queste cose già ce le ho per fare questa missione. Tra cui aver parlato e aver attivato la quest della Gazzetta Quadrifoglia. Non so se vi ricordate, c'era anche l'armatura di fianco che prima o poi prenderemo. Però la nostra destinazione è appunto questo stallaggio, stallaggio nel bosco. Sì, qua sono morto, sono caduto. Però non diciamola a nessuno. È finita la stamina. Quindi, oggi dobbiamo upgradare le armature. Armi, robe varie, non è cambiato niente. Ho migliorato uno scudo, incredibilmente. Mi ha dato resistenza 2, non resistenza 1. Ho goduto quando l'ho visto. E ho preparato un po' di cibo nel caso dovesse servire. Comunque, niente di troppo eclatante, giusto per avere qualcosettina ogni tanto. E quindi siamo pronti, vestiti ovviamente da antichi guerrieri Zonau. Poi quando finiremo il gioco vi spiego perché sono così spesso vestito così. Stallaggio del bosco! Come vedete, siamo qua. Allora, una cosa fondamentale da fare è aver visto un po' di stallaggi in modo tale da fare dei punti. Non so se vi ricordate. C'erano i punti. Ecco il registro dei soci del consorzio. Ottieni i premi. Sì, un momento. È tipo il primo premio, quello con 3 punti. Vuoi una ricompensa per i tuoi punti? Dico bene? Ecco la tua ricompensa per 3 punti, una bardatura da tiro. La bardatura da tiro è una solida bardatura abbinata a una sella. Se colleghi un carro o un oggetto alla parte posteriore della bardatura, il cavallo potrà trainarlo. È un tipo di equipaggio per cavalli. Se hai una bardatura, puoi usarla per agganciarvi varie cose. Puoi anche collegare un carro o un oggetto in tuo possesso. Se accumuli ancora 2 punti, otterrai il tessuto del dio dei cavalli, Link. È un oggetto speciale che puoi usare alla tintoria del villaggio Finterra nelle terre di Necluda. Ti siamo grati per il tuo continuo appoggio e fiducia. Perché ho preso questo? Perché dobbiamo trainare quello. E perché dobbiamo trainare quello? Perché. Ma tutto bene? Ok. Dobbiamo trainare quello lì. E perché dobbiamo trainare quello lì? Perché dobbiamo fare delle robe qua. Potreste raccontarmi qualcos'altro di quella notte in cui la fata radiosa si è data la macchia? Ma certo, credo che sia successo poco tempo dopo il cataclisma. Viola perché suona il violino. Terribile. Da un giorno all'altro la fata radiosa è scomparsa. Eravamo preoccupati, così siamo andati a cercarla. Ed ecco che c'è stato quell'incidente. Una storia proprio brutta. Tu ti chiami Bucket. Tutto ad un tratto una ragazza dai capelli biondi è balzata davanti a noi. Il cavallo si è spaventato e se l'è data a gambe. Ma la sorte peggiore è capitata a quello che consideriamo a tutti gli effetti un altro membro dell'orchestra. Le ruote del nostro prezioso brigliante si sono rotte. Una tragedia immane. Senza il carro non abbiamo modo di trasportare gli strumenti. Per fortuna non si è fatto male nessuno, ma da allora la fata radiosa si è spaventata ed è rimasta chiusa nel suo bocciolo. Sono sicuro che quella donna le abbia fatto qualcosa, ma non ho il minimo dubbio. Una persona che va via così, senza nemmeno scusarsi con noi, non può che essere una poco di buono. Qualsiasi sia la ragione che ha spinto la fata radiosa a nascondersi, volevamo esibirci per tirarla un po' su di morale. Trasportare gli strumenti ci serve quindi il nostro brigliante, ma diciamo che non è proprio in buone condizioni. E avete parlato di una ragazza dai capelli biondi, e se fosse. Non sono io! Oh, ciao, spiumatello. Non mi ero accorto di te. Capiti proprio a cuculo. Scusa la fretta, ma abbiamo del lavoro da fare. Questi musicisti dicono che la fata radiosa vive nei pressi di questo stallaggio e è nascosta nel suo bocciolo. Bocciolo o bocciolo? Bocciolo. E sembra che sia coinvolta anche una certa ragazza dai capelli biondi. Mi chiedo se questa ragazza possa essere Zelda. Ma ovviamente non posso mica andare in stampa con notizie non confermate. Andiamo a sentire la fata radiosa. Se sei intrigato anche tu, hai proprio la stoffa del giornalista d'assalto. Vedi quella pianta da cui esce un fumo colorato in cima alla salita? Si trova proprio lì. Ti
Di recente si dice che la fata ami la musica e si sia avvicinata allo stallaggio per sentirla meglio. A quanto pare il gruppo di musicisti sa il fatto suo. Sembra che la fata impartisca benedizioni protettive ai viandanti e che la sua presenza sia vitale per lo stallaggio. Spero che si riprenda il prima possibile. Bene, ora abbiamo trovato un modo per raggiungere la fata. Ora dobbiamo raggiungere, dobbiamo trovare un modo. Il cavallo è fuggito, il brigante si è rotto, insomma siamo nei guai. Serenata a una fata radiosa. Ragazzi miei, ma che ve lo dico a fare? C'è letteralmente scritto che dobbiamo attaccare questo qua. Guarda, ne attacchi una qua. Con questa musica incredibile dello stallaggio in sottofondo. Poi ne attacchi un'altra qua. Guarda qui. Ne abbiamo fatto. Poi dopodiché prendiamo un cavallo che permetta di trainarla. Benvenuto allo stallaggio del bosco. Un punto. Ok. Questo ancora non ci avevo parlato. Allora, prendo un cavallo. Adesso c'è una nuova statistica, che è la statistica traino. Come vedete, Eponan non ce l'ha. Però, per esempio, gli altri ce l'hanno. Tipo questo, Crazy, ce l'ha. Lo prendo. Noi gli diamo Pantsy e prendiamo Crazy. Ta-da! Diamogli una bardatura, sì. Ecco qua il gancio per trainare. Se agganci un carro alla bardatura, puoi trasportare oggetti più grossi e pesanti. Quindi ti invito a provare. Quando vuoi cambiare robe, molto vigore. Soliti consigli che comunque. Ah, hai letto il giornale. Il re dei demoni è tornato. Mi dicono di prepararmi al peggio, ma di cosa dovrei fare? Non ti preoccupare, amico mio. Allora, Crazy. Sei il mio cavallo preferito. Quindi dobbiamo andare. Andiamo qua. Potresti tornare indietro. Ok. Ta-da! Fatto! Adesso ci parliamo. La fata radiosa è troppo importante per lo stallaggio. Vi guido io. Sul serio? C'è qualcosa di diverso nel brigante. Magari ora si muoverà. Saltiamoci sopra prima che cambi idea. Ci penso io, ragazzi. E adesso letteralmente dobbiamo trasportarli fino alla fata radiosa sopra Crazy. Crazy, amico mio, andiamo. Che bella questa missione così. Tra l'altro, il brigante può essere utilizzato anche per trasportare altre cose. Per esempio, nulla vieta di portare un carretto con delle armi. Delle armi, per esempio, Zonau. Oh, guarda, c'è un cinghiale. Meno male che si è tolto. Ed eccoci arrivati alla fata radiosa. Ti ringrazio, ora che siamo arrivati dovremmo essere a posto. Maestro, è il momento di prepararci per la nostra esibizione. Mi raccomando, voglio un'esecuzione bella e intensa per la nostra fata. Ha fatto Super Mario. È letteralmente Super Mario o Wario, boh. Guarda un po', Viola, si è rivelata. Ha un aspetto così radioso. Ce l'hai fatta, partner. Ho visto che il bocciolo si è schiuso e mi sono precipitato qui. Dunque, lei è la fata radiosa.
Ho sentito questa melodia armoniosa e non ho potuto restare ancora nascosta, ma ciò che vedo dinanzi a me è ben diverso da quanto mi aveva raccontato la principessa. Mi ha detto che il mondo è stato avvolto dal miasma e si è riempito di mostri, ecco perché mi ero nascosta. Ma ora che ci penso, quando parlavo con quella Zelda ho sentito una sensazione molto sgradevole. Era notte fonda e non sono riuscita a vedere bene il suo volto. In effetti poteva anche trattarsi di un'altra persona. Assomigliava molto alla principessa, ma non era lei? Che sortileggio è mai questo? Il mistero si infittisce. Ma il fatto che la fata radiosa si sia risvegliata è già di per sé una notizia sensazionale. Devo subito scrivere un articolo a riguardo. Questa era la tua prima richiesta, Spumatello. E guarda che risultati hai ottenuto direttamente al primo colpo. Sono davvero orgoglioso. Tieni, te la sei meritata. Muah, grazie di soldi. Con il procedere delle inchieste la tua paga base aumenterà e potrai anche ottenere dei bonus. Continua così. Volerò subito la sede del giornale per scrivere questo articolo. Proprio questo che sarà un successone. Ci si becca. Ebbene sì, perché facendo una missione ogni stallaggio sblocchi anche quell'armatura. Quella che avevano nella gazzetta quadrifoglia. Maestro, credevo che il motivo per cui il gruppo si fosse sciolto... Beh, temevo che gli altri fossero stancati di sentire il mio violino. Ma non è affatto così. Viola, il tuo violino è così celestiale che è persino fatto commuovere la fata. Ho imparato ad avere fiducia nel mio violino. Sembra anche che le altre fate radiose si siano rinchiuse nel proprio bocciolo. O bocciolo. Non so, è bocciolo. Mi viene da dire bocciolo, ma è bocciolo. Cercherò, o meglio cercheremo, di farli uscire con la nostra musica. Splendida idea. Torna all'orchestra, briglia sciolta. Caro viandante, grazie per averci aiutato ad arrivare fin qui. Ora come ora siamo solo in due, ma sento che rimetteremo in piedi l'orchestra. Ora che è tutto deciso, dobbiamo occuparci dei preparativi, Viola. Andiamo a cercare le fate radiose che non si sono ancora risvegliate. Scompletata la prima. Scompletatissima. Adesso andiamo verso le altre. Mi era sembrato che fossi impegnato, così avevo pensato di tornare tranquillamente alla mia fonte. Ma ho sentito che parlavate di tirar su e dimorare le mie sorelle, quindi ho deciso di aspettare. In tutto siamo quattro, ma a quanto pare anche le mie sorelle si sono rintanate nei loro boccioli per la paura. Ed eccole qua, una. Misha è vicino allo stallaggio delle terre di Hebra. Shizar è vicino allo stallaggio della piana di Hyrule. Kutura è vicino allo stallaggio nell'ovest delle terre di Necluda. Tu invece sei Tehera. Ero molto preoccupata per la loro sicurezza, ma dopo aver sentito parlare i musicisti, mi sento molto meglio. Se dovessi imbatterti in altri boccioli, parleresti con loro, per favore? E già che sei qui, che ne diresti se io potenziassi un po' il tuo abbigliamento? Con la mia forza attuale sono in grado di potenziare i tuoi vestiti soltanto un pochino. Allora, amici miei, queste qua non possono essere potenziate perché non abbiamo oggetti. Ma queste qui sì, perché abbiamo il corno di Golem Soldato. Potenziamo. Chiudi gli occhi. Bellissimo. Grazie del bacino. Da 4 a 7 è quasi raddoppiato. Ovviamente ti mette una stella. Finito. Incredibile. Se posso complimentarmi con me stessa, direi che il risultato è perfetto. Ora che ne dici di un altro potenziamento? Su alcuni set, se potenzi tutte le parti due volte, possono darti anche un'abilità bonus. Allora, potenziamo anche questo. La cutscene l'abbiamo appena vista, quindi possiamo balzarla. Ecco la lorica. Opera compiuta! Vuoi altro? Sì, potenziamo anche questo. Cosa mi chiede per questo? Serve più potere, ok, non me lo può ancora dire. Chiudi gli occhi. Chiede soltanto 10 per questi potenziamenti. Ah, opera compiuta! Non voglio altro. Sembra che le mie sorelle continuino a rimanere inchiuse all'interno dei loro boccioli. Boccioli. In preda al terrore. Se vedi un bocciolante nel tuo viaggio per Hyrule, per favore porta della musica anche a loro. La mia sorella Misha ha detto che si sarebbe recata in uno stallaggio nelle vicinanze di Hebra. Allora vado a casa. Arrivederci. Misha è la prima, giusto? È questa? Io l'avevo segnata, ma non c'è bisogno. Ok. Poi abbiamo questa dove siamo adesso. Abbiamo quest'altra e abbiamo quest'altra. Io andrei da questa. Vorrei prima andare da lei. Vedi però, già adesso abbiamo la difesa quasi raddoppiata. Siamo passati da 4 a 7 in ogni pezzo. 3 per 3 abbiamo 9, quindi abbiamo 9 di difesa in più. Prima avevamo 4 per 3, 12, adesso abbiamo 21. Non è poco.
armatura completata avremo un bel po' di difesa. Il problema sarà trovare i materiali, perché comunque la roba dei golem io solitamente la crafto, cioè non è che la crafto, la fondo. Ma sì, è giusto dirlo, la crafto insieme a altre robe perché mi serve appunto avere delle armi. Adesso con la roba di Lynel non è che mi serva molto. Na na na. Ah, mi pare di averti già visto, viandante. Mi ricordo, sei venuto a incontrare la fata radiosa? Mi sbaglio? Non sei venuto allo stallaggio della piana per incontrare la fata radiosa Shizar? Anche la fata radiosa di qui non esce dal bozzolo del suo fiore da un po'. Immagino che la fata radiosa dallo stallaggio del bosco abbia paura di uscire. Alla fata radiosa di qui piaceva il suono del flauto di Fein. Vorrei darle coraggio facendole riascoltare la dolce melodia di quel flauto, ma non è qui al momento. E dov'è? È un giovane ragazzo che suona il flauto nell'orchestra Briglia Sciolta. Un giorno ha deciso di lasciare il gruppo ed allora non è più tornato. Un viandante proveniente dalle terre di Firone, a sud-est di qui. Ha detto di aver sentito il suono di un flauto mentre andava allo stallaggio. Terre di Firone? Il prossimo obiettivo è questo, lo stallaggio dell'altopiano. Dobbiamo andare lì, dobbiamo cercare il pifferaio, il flauto, e farlo tornare da loro. Così poi successivamente possiamo suonare la serenata, 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 la musica alla fatina e beccarci il nostro secondo upgrade, che in questo modo, cioè, va a molto più che raddoppiare la nostra armatura. Allora, stallaggio, vedo del fumo, quindi è lì. Come vedete ho tolto comunque tutti quanti i saggi perché... sì, li ho tolti tutti, no? Forse ho lasciato giusto... No, ho tolto tutti. Così siamo un po' più tranquilli a sto giro perché non voglio troppa gente intorno. Stallaggio dell'altopiano. Guarda un po'. Friuli! Friula! Grande mago. Cosa c'è, signore? Hai fatto tutta questa fatica per arrampicarti fino a qui? Perché hai bisogno di qualcosa? O volevi solo sentirmi suonare? Sei dell'orchestra? Conosci l'orchestra Briglia Sciolta, per caso? Sì. Grande! L'orchestra si è riunita! Sono proprio felice. Però devo fare una cosa. Se prima non risolvo quella faccenda, non posso tornare dai miei amici. Andiamo giù a parlare, qui è pericoloso. Ti racconterò quella storia, scritto come un titolo da YouTuber. Te l'ha raccontata qualcuno al stallaggio? Dico dell'incendio al campo fiorito. Guarda, qui intorno è tutto bruciato. Ho appiccato il fuoco per sbaglio. Ecco, ho un'amica che si chiama Height. Voleva vedere un albero scintillante, così le ho promesso che gliel'avrei mostrato. Ma un albero così esiste solo nelle fiabe e io non saprei proprio dove andarlo a cercare. Così ho pensato di crearne uno usando il fuoco. Volevo far felice Height, invece ho combinato un pasticcio. Non ho intenzione di rinunciare. Sto raccogliendo delle lucciole per usarle nella creazione dell'albero scintillante. Se avessi solo altre 10 lucciole silenti, sono sicuro che otterrei il risultato perfetto. Questa volta renderò felice Height. Ok, dobbiamo ottenere delle lucciole. Aspetta un attimo, voglio chiedere a lui. Allora, mi chiamo Terry. Mi riconosci dal mio enorme zaino che mi fa sembrare uno scarabeo gigante. La mia missione è girare per le strade del mondo nonostante i tempi duri. Vendo un sacco di insetti speciali e oggetti indispensabili. E se sei accorto di rupie, sono lieto di comprare tutto quello che non ti serve. Le gemme e altri preziosi si vendono sempre bene. Hai lucciole? Ah, tre lucciole silenti. Io direi che le compriamo tutte. Sì. 30 rupie, vabbè, una scemenza. Sì, mi sei stato enormemente di aiuto. E ti saluto. Se non conosci qualcosa, è naturale avere un problema, ma se apri il tuo cuore agli insetti e al mondo, scoprirai quanto sono interessanti. Va bene. Ok, amico mio. Bene, adesso mi devo un attimo ricordare dove erano le lucciole, perché ne avevo viste un quintale. Se non mi ricordo male, qua, nella foresta, dovrebbe esserci quello che cerchiamo. Ah, tra l'altro, mi sono dimenticato di dirvelo perché adesso ormai sono abituato, quindi me l'ho dimenticato. Perché non si vedono cuori, stamina e robe in questo episodio? Perché ho attivato la visuale pro. Si disattiva tutto. È molto bella per esplorare. Quindi niente, questo è quanto.
Però mi serve sapere che ore sono? Mezzanotte. Direi che mezzanotte è un momento perfetto per cercare lucciole. Eccole lì. Iniziano già a vedersi. Eccole là. Guarda quante sono. Allora, io ho fatto un cibo che mi rende silenzioso. Eccole qua. Ok, allora. Adesso andiamo verso le lucciole. Piano piano. Sono silenzioso? Sì, sono silenzioso. Sono molto silenzioso. Sono la persona più silenziosa di Hyrule. Aspetta, vediamo se riesco a prenderle. Una. Due. Sì, è fattibile. È fattibile. Ce la si fa. Sono silenziosissimo. Sono il più silente. Questa forse non la prendo perché sto facendo un casino del Cristo. Aspetta che prendo anche questi. Ah, caldo peroni. Ma quanti siamo, tra l'altro, di insetti? Non le vedo. Possibile che non siano lì? Devo trovare gli esserini. Ti rimette più o meno. Ok, 7. Ce ne mancano 3. No, amico mio, no. Ok. Arco di Lynel. Perché sei così in alto? Non riesco a prenderti adesso. Scendi, scendi, scendi. Ah ah! E siamo ad 8. Ce ne mancano soltanto 2. Lì ce n'è una. Ok, andiamo. Lì ce n'è un'altra. Scendi, scendi. 8, 9. E con questa qua 10. Fatte? Oh, 10, tutte quante. Semplicissimo, no? Non mi ricordavo dove si trovassero comunque all'inizio. Perché, cioè, si trovano un po' ovunque, a dire la verità. Però è quel genere di cosa che tipo la vedi. E a meno che non ti serve in maniera super specifica, ignori. Perché ci vuole un certo impegno. Cioè, ti devi proprio impegnare per andare a prendere. Perché di notte spawnano, vabbè. I goblin scheletrici. E spawnano anche gli altri nemici, quelli normali, quindi tra una cosa e l'altra un casino. Ovviamente se la visuale pro vi piace la posso tenere anche per altri episodi esplorativi. Tanto a meno che non andiamo ad affrontare, boh, il boss o nemici, non ci serve. Solo 10 lucciole. Eccotele qua. Mi è sembrato di vedere qualcosa di luminoso nella tua borsa. Non è che per caso hai delle lucciole? Se avessi altre 10 lucciole silenti potrei realizzare un albero scintillante. Eccotele qua, tutte e 10. So per me, eh? Se aggiungo quelle che ho raccolto io e le altre che arriveranno tirate dalla luce, potrò finalmente creare un albero scintillante. Grazie. Posso chiederti un altro favore? Vorrei che portassi Hyde qui finché è notte. Se Hyde sta dormendo, puoi portarla un'altra notte. Ma non dirle che c'entro io, conto su di te. Sarà fatto, maestro. Allora, Hyde. Vediamo se mi ricordo dov'era. Dovrebbe essere lei, no? Ah, buonanotte allora. Se per caso dovessi trovare Fain, ti prego di informarmi. Ok, Hyde. Però potresti venire. No, sta andando a dormire. Sta andando a dormire? No, ma perché vai a dormire? No, no, no! Ci servi qui! Ci servi qui! Mi servi qui per la quest! Amico, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. La tua amica non vuole venire. Porta qui Hyde di notte. Aspetta, ma che ore sono perché?
Sono le 3:30. Cioè, ok, che è notte, ma non è così tardi. Va bene. Allora, facciamo che dormo anch'io, va. Ok, premio disponibile, sì, perfetto. Letto normale. Fino alla sera. Attiviamo la quest. Di nuovo. Ti odio. Cioè, ma dimmi tu se devo aspettare gli eoni. 21, ok, è notte. Ho dormito benissimo, non bene, benissimo. Ora lasciami in pace. Sì, cavallo bianco gigante. Cavallo bianco gigante. Ok, ne parleremo a breve. Ho un obiettivo. Vieni con me. Dove andiamo? Certo che chiedere a una bambina. Ehi, seguimi. Dove andiamo? Seguimi, Cristo. Non ti interessa, seguimi. Muoviti. Già mi hai fatto perdere tempo. Il cane è furibondo comunque. Certo che tutto questo per una bambina deve proprio piacerti tanto, Fane. Bro, io te l'ho portata, poi il resto è tuo. Dove? Ah! Bravissimo! Non bravo, bravissimo! Che meraviglia! È persino meglio di quello che ho visto nel libro di fiabe. Sembra un sogno! Ti ringrazio per avermi mostrato una cosa così splendida. Adesso mi sento molto felice. Ok. Ha detto che si sente felice. Sono riuscito a far sorridere davvero Hyde. Ma una volta sola proprio non basta. Voglio che sorrida molto più spesso. Ho deciso, tornerò insieme agli altri dell'orchestra Briglia Sciolta. Diventerò un flautista ancora più bravo e famoso e trasmetterò allegria a tutti. Io e il mio flauto faremo sorridere Hyde tante altre volte. Grazie, signor Spadaccino. Mi sei stato così tanto d'aiuto. Lascia che ti dia una ricompensa. Oh, bello il tartufo bianco. Io sto per rimettermi in viaggio. Se ci incontriamo di nuovo, ti farò di sicuro sorridere con la mia musica. Abbiamo fatto tornare il buon umore al bimbo. Tada, completata. E adesso andiamo dalla fata radiosa insieme al flautista con una musica un po' più completa. Sembra che stiamo radunando i musicisti in Super Mario Odyssey, che ha anche senso perché il capo dell'orchestra ha fatto il wahoo prima, ok? Quindi penso che sia un palese rimando a una cosa simile. Quindi che ne pensate? Se siete arrivati qua nel video, ditemelo cosa ne pensate nei commenti, vi leggo con piacere. Tanto l'avete visto, vi rispondo praticamente sempre, leggo sempre i commenti. Adesso andiamo all'orchestra. Ah, vedo già il pifferaio magico. Sentiamo. Bellissimo. Mi ricordo di te. Guarda, no, voglio dire, ascolta. Fane, il nostro Fane è tornato. Purtroppo sembra che Fane sta soffrendo delle pene d'amore. Chissà come ci si sente. A me non è mai capitato. Beh, non importa. Il ritorno di Fane e del suono delizioso del suo flauto ha riempito l'orchestra Briglia Sciolta di energia e buon umore. Sono così felice che non riesco a smettere di parlare. Ad ogni modo, mi ricordo di te, viandante. Sei venuto qui perché sei preoccupato per la fata? Mi sbaglio? Non sei venuto allo stallaggio della piana per incontrare la fata radiosa Shizar? Anche la fata radiosa di qui non esce dal bozzolo da un po' di tempo. Immagino che come la fata radiosa allo stallaggio del bosco abbia paura di uscire. Alla fata radiosa di qui piaceva il suono del flauto di Fane. Vorrei darle coraggio facendola ascoltare la dolce melodia di quel flauto, ma la strada è rimasta bloccata da dei massi caduti dal cielo. Ho provato ad arrampicarmi lì sopra per avvicinarmi un po', ma purtroppo ci sono troppe macerie e neanche i cavalli riescono a superarle. Però sono stato testardo e ho provato ugualmente a farmi strada lì in mezzo. E ora il brillante si è rotto un'altra volta. È come un altro membro dell'orchestra per noi. Senza il brillante non possiamo suonare al meglio. Il nostro flautista Fane è tornato, ma sono ugualmente in pensiero per la fata radiosa e non riesco a concentrarmi sui preparativi. Non ti preoccupare, amico mio. È da un po' di tempo che noi ci stavamo pensando, no? E qua effettivamente c'è un 4x4.
Allora, vediamo da che direzione sono queste. Ok. Qua abbiamo un 4x4. Quindi quello che dobbiamo fare noi adesso è togliere una cloche. Dov'è la cloche? Non vedo la cloche. Oh, la cloche. Era letteralmente davanti. Eccola qua. Prendiamo il loro strumento di distruzione di massa e mettiamolo qua sopra. Facendo ovviamente attenzione che sia ben messo. Amici, abbiamo fatto. Non ce la faccio ad abbandonare la fata radiosa. Vorrei tanto poter suonare. Vi ci porto io, vai, andiamo. Quanto ho aspettato? Quanto ho aspettato? Quanto ho aspettato? Tutti a bordo prima che il nostro viandante cambi idea. Tranquillo, non cambio idea, cioè. Ah, tutti belli pronti per andare dalla fata radiosa. Aspetta, facciamo così. Attacchiamolo qua. Siamo pronti? Ah, andiamo. Acceleriamo un po'. Ecco, il nostro fuoristrada. Dovremmo riuscire. Loro sono un po' preoccupati. Però, ragazzi, dai, come on! Non sta succedendo niente! Vi porto io! Vi porto io! Ah, ah, siamo arrivati! Fata radiosa, eccoci qui! Ascolta la nostra musica. Col flauto sarà molto più bello adesso, no? Ovvio che sì. Momento Super Mario, ancora una volta. Guarda, la fata radiosa si è risvegliata. Che meraviglia, è così scintillante. Grazie ancora. Ho in tasca un regalo per te, ma è così pesante che mi cadono i pantaloni. Non fare il timido, prendilo. Madonna, 100. Bene, ora i pantaloni non mi cadono più e non devo più preoccuparmi. Posso concentrarmi sulla musica. La fata Cizarra adesso è tranquilla. Non era l'ultima fata radiosa ad essere ancora chiusa in un bocciolo. È per questo che dobbiamo subito metterci in marcia verso la prossima fata. Grazie, viandante. Alla prossima. E siamo a quota 2. Adesso parliamo con la fata. Non dire nulla. Tu sei colui che ha portato i musicisti da me, vero? Posso leggerti come un libro aperto, anche se sono stata nel mio bocciolo per tutto questo tempo. Per ricompensarti, che ne diresti se ti accompagnassi nella tua avventura, tesorino? Sto scherzando, naturalmente. Ma sei così, così carino quando hai la faccia sorpresa. Sta provando con me. Allora, tesorino, ora tocca a me ringraziarti. Se hai i materiali che servono, ti potenzierò i vestiti. Perché non mi fai dare un'occhiata nella tua borsa? Il mio potere attuale mi permette di potenziare i tuoi vestiti un bel po'. Ah. No, mi serve corno di golem capitano. E me ne servono un po'. Non vi preoccupate, ci penso io. Alla prossima. A tra poco. Signora fata radiosa, rieccomi qua. È tempo di potenziarmi. Vorrei avere anch'io i capelli così belli subito uscito dall'acqua. Allora, potenziamo, potenziamo, potenziamo. Dammi questo qua, potenziamo. Vediamo la cutscene con lei com'è. Vabbè, com'è l'altra, però un po' diversa. Fa più o meno la stessa cosa qua. Bellina. Siamo partiti da 4. Ora è potente 12. Cioè è 3 volte più potente.
Così sarai bello forte. Sapevi che se indossi 7 interi potenziati 2 volte potresti ottenere un'abilità bonus? Che ne dici di provare? Allora tesorino, hai altri vestiti da farmi potenziare? Assolutamente sì, anche questo. La cutscene l'abbiamo appena vista, quindi la balziamo. Anche questo 2 stelle. Senti tutto l'affetto che ci ho messo dentro? Allora tesorino, hai altri vestiti? Yes. L'ultimo. Ok, ho premuto i tasti prima, quindi mi ha attivato quella roba lì. Ecco qua. Alla prossima. Altre 2. Perfetto. Ciao Fatina. Adesso energia zona U più. Ricarica energia zona U più. Già ora come ora abbiamo in difesa 36 contro i 12 che avevamo prima. Praticamente adesso un solo pezzo ci dà tutta la difesa che avevamo prima. Cioè io così sono forte quanto prima. Ah, perfetto. Adesso la prossima. Possiamo andare a questa. Oppure possiamo andare a questa qua. Ma facciamo che andiamo qua. Vicino a... anzi, a Colbacco. Andiamo direttamente qua. Facciamo questa e poi facciamo l'ultima nelle terre vicino al villaggio Calbarico. Anche perché questa è, mi sa, forse la più semplice in realtà da fare. Una scemenza. Sono molto contento comunque di stare a fare questi upgrade con voi, perché questa armatura per me significa tanto nel gioco. E poi capirete meglio perché. C'è uno stallaggio in zona. Dovrebbe essere qua, eccolo qua. In mappa non l'ho attivato. Ok, sì. Eccoci qua. Il viandante dell'altra volta. Sei qui per vedere la fata radiosa? Sì. La fata radiosa Misha ha preso dimora vicino allo stallaggio del nevaio. È buio, ma ci vedi? Purtroppo la fata radiosa si è rinchiusa nel bozzolo. Come quella allo stallaggio del bosco, ha paura e non vuole uscire. Alla fata radiosa di qui piace il suono del corno di Euphon, quindi vorrei provare a calmarla con la sua musica. Euphon è un giovane che suonava il corno per l'orchestra Brilla Sciolta. Un giorno ha deciso di lasciare il gruppo e da allora non è più tornato. L'unica pista che abbiamo è che quella di un viandante che proveniva dallo stallaggio di Colbacco, a sud di qui. Dice aver sentito un corno simile a quello di un corno lungo la via, dopo il ponte. Dove sei finito? In realtà, lui è il più semplice da recuperare. Per un unico motivo. L'avevo già trovato lui, mentre esploravo. Perché se avete visto in mappa io ho molti più sacrari, perché ho fatto un'esplorazione con questa. Mappa. Dobbiamo andare esattamente qua. Dove c'è la... come dire, la... voragine. Qua di mezzo. Vedete qua? Questa voragine qua di mezzo. Lui potrebbe essere qui, no? E adesso infatti andiamo a controllare. Questo mezzo di trasporto è il migliore, punto. Non smetterò mai di dirlo. Voi probabilmente direte basta, lo stai dicendo sempre. Non smetterò mai di dirlo. Ok, qua a breve dovrebbe finire la neve. O meglio, più che la neve, il freddo. Allora, abbiamo detto vicino al ponte. Esattamente qua in zona si dovrebbe appunto sentire il rumore. O meglio, il rumore. Più che il rumore, la musica prodotta dal suo corno. Il corno è uno strumento a fiato. Quindi, navigando qua, a un certo punto troveremo lui e dovremo aiutarlo ad uscire in qualche modo e a tornare dai suoi amici. Dovrebbe essere o qua, in questa voragine. Adesso saliamo così mi tolgo eventuali problemi di non vederlo. Oppure qua dentro. Dovrebbe essere comunque dentro una voragine. O la voragine è dentro quest'altra voragine. Una voragine piccolina la sua. È un buco più che altro nella terra. Ah no, invece eccolo qua. È estremamente vicino al villaggio dei Rito. Non era nella gola, era qua. Tra l'altro di fianco a un Greok. Va bene, amico mio. Magari fai più attenzione la prossima volta. Allora. Boing. Eccolo qua.
Ma tu sei venuto a salvarmi? Yes. Oh. Certo, io suonavo il corno nell'orchestra Briglia Sciolta, ma... Cosa? La fata si è nascosta e ora il direttore e gli altri mi stanno cercando? È così allora. Sapevi che il borgo di Rito a nord di qui è afflitto da una grave carenza di cibo? Io mi sono ritrovato in debito con loro nel corso dei viaggi in lungo e largo con l'orchestra. Perciò, quando ho sentito della tormenta che infieriva sul villaggio, non sono potuto restare con le mani in mano. Sono sgattaiolato via e sono partito alla volta del borgo di Rito col mio carico di musica e merci. Il fatto è che, non appena mi sono messo in viaggio, si è aperta una grossa voragine e ci sono caduto dentro. Il mio cavallo è scappato via e la roba è ormai inutilizzabile. Il carro è l'unica cosa che mi rimane. Se non ero al corrente della situazione con le fate radiose del gruppo che si è riunito di nuovo, non ero al corrente. Se le cose stanno così, devo uscire da questa voragine e raggiungere al più presto l'orchestra Briglia Sciolta. Ma non riesco a scalare questa parete. E poi, se è possibile, vorrei salire insieme al mio carro. È un sollievo che tu sia venuto a salvarmi. Però non ho idea di come uscire da questo posto. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Allora, ci sono tanti modi in realtà per farti uscire. E adesso cercheremo quello più comodo. Ovvero, usare tutti i congegni Zanau che sono messi qua. Uso questo. Poi le ventole che mi hai fatto vedere. Questa l'attacco alla ruota, come quell'altra. Mi pare di vedere. È un razzo? No, è una testa, è un ignicefalo. Aspetta, attacchiamo qua. Questa la si può staccare. Vediamo se riusciamo a fare le magie. Beh, amico mio, è tutto pronto. Quando vuoi. Non riesco a scalare la parete, ma soprattutto vorrei uscire insieme al carro. Vorrei che qualcuno mi tirasse fuori da qua quando sono sul carro. Sali sul carro. Cosa? Possibile che il miracolo stia per avverarsi? Proverò a fidarmi di te. Sali sul carro. Opla! Sono sul carro! Vediamo se funziona. Allora, funzionare sta funzionando, ma temo... I miei timori erano fondati. Dobbiamo fare più attenzione. Ok. Aspetta. So come fare. Ci vuole più potenza nella salita. Uno. E uno, due. Ora sali sul carro. Ora è giusto. È giusto. Sali sul carro. Sali sul dannato carro. Sali sul carro. Ora è sul carro. Vai. Ok, adesso dovrebbe esserci. Ah, guarda, è perfetto. Ah, è fuori. Sono fuori. Ce l'abbiamo fatta. Voragine, addio. Ero così nervoso che mi sono appannati gli occhiali e non riuscivo a vedere niente. Ma sei riuscito a tirarmi fuori, eh? Grazie mille. Se non fossi arrivato tu, non so quanti altri giorni avrei dovuto passare là sotto. A pensarci bene, dopo il cataclisma che aveva stato Hyrule, se non mi fossi fatto prendere dal panico scappando via dall'orchestra, non sarebbe successo niente di tutto questo. Le provviste che avevo raccolto per il borgo di Rito sono inservibili ormai. Credo che riprenderò il mio posto con l'orchestra e tornerò a fare ciò che posso insieme a loro. Nel frattempo, raggiungerò lo stallaggio del nevaio per suonare il corno al cospetto della fata radiosa. Ho qualcosa da darti per ringraziarti. L'ho trovato durante il viaggio. Avevo intenzione di usarlo per cucinare. Questo è perfetto perché per l'ultima missione ci servirà appunto sta roba. Detto ciò, è tempo che io vada. Se ti capita, vieni ad ascoltarci allo stallaggio del nevaio. Ma è ovvio. È ovvio. E adesso andiamo allo stallaggio del nevaio. Arrivare fino alla fata non sarà semplice. Caduta e fuga del cornista. Arrivare alla fata, come dicevo, non sarà facile. Anzi, sarà molto difficile. Però, lo si fa. Perché dobbiamo upgradare l'armatura fino al massimo. Dobbiamo essere pronti per il boss finale. Dobbiamo tirargli un quantitativo di schiaffi e se ne ricorda finché campa.
Cranio di Orochimaru vicino allo stallaggio. Seguiamo la musica. Ormai dobbiamo solo seguire la musica. Eccoci qua. Dov'è il vostro? Eccolo lì. È lì. Io mi ricordo di te, viandante. Hai visto? Anzi, sentito? Il nostro cornista è tornato. Se penso che era finito dentro una voragine cercando di raggiungere il borgo derito, sarà meglio che in futuro non gli lasciamo più guidare il carro. Comunque sono contento che sia riuscito a cavarsela senza un graffio. Ora il suono del corno di Eufon sarà la nostra nuova linfa vitale dell'orchestra. Dunque, se Eufon è qui, possiamo fare in modo che la fata radiosa suoni e senta il suono del suo corno. Vorrei esibirmi subito, ma forse è chiedere troppo, vero? Il tetto del brillante si è rotto. Partendo così, se nevicasse saremmo in balia degli elementi. Insomma, sarebbe un disastro. Se i miei musicisti si prendessero un malanno, non potrebbero più esibirsi. Ecco perché ho cercato di installare un tetto, ma ahimè, non riesco ad arrivare così in alto. L'unica cosa che ho fatto è alzare i pali. Se non ci sbrighiamo a sistemare il tetto, non potremo suonare per la fata. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dov'è la fata? Non la vedo più. È lì? È lassù, è lassù. Allora. Uno. E uno, due. E abbiamo il tetto. In realtà ne bastava tipo uno, però non diciamolo a nessuno. Ok, l'idea è stata veramente terribile. Quindi facciamo che non lo faccio e prendo semplicemente un cavallo. Avete un tetto ora. Oh, finalmente. Oh, l'hanno visto. Siamo pronti? Possiamo? Non mi piace che il gioco mi abbia, tra virgolette, ignorato la mia scelta molto più divertente. Ok, qua ci sono i nemici, quindi bisogna stare attenti. Meno male che sono boblin stupidi. Tra l'altro lì c'è un Griok ghiacciato, quindi occhio. Devo stare attento anche ai cuori. Quasi arrivati. Perché mangiare le cose antifreddo è inutile. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Oh! È arrivata l'orchestra briglia sciolta. Grazie mille, viandante. Sei stato molto gentile. È merito tuo se siamo arrivati dalla fata. Ma non c'è tempo da perdere. Che il concerto abbia inizio. Però la mia era più divertente. La mia idea di farlo volante era più divertente. Io volevo arrivare lì planando. Planando bello. Forse è la più bella questa per il momento. È uscita fuori, che spettacolo! Le ha fatto piacere sentirmi suonare il corno. Che creatura divina, non dimenticherò mai quello che è successo oggi, mai! Ma non possiamo restare qui, dobbiamo tornare allo stallaggio e dire a tutti che la fata radiosa è uscita dal fiore. Che c'è? E anche questa volta ci hai aiutati, grazie davvero. Questo è un pensierino per dimostrarti la nostra riconoscenza. Bando alla timidezza, accettalo. Mua. Ma la ricompensa era più che meritata. Vorrà dire che dovremo impegnarci con i concerti. Non abbiamo scuse ora. La splendente Mija ora è tranquilla. Ma purtroppo non era l'ultima fata.
Per questo lo spettacolo deve continuare e lo farò spostandosi dove si trova la prossima fata. Amico mio, permettimi di prendere in prestito questo cavallo per raggiungere la nostra prossima destinazione. Niente paura, lo ritroverai sano e salvo allo stallaggio. È ora di separarci, spero ci rivedremo presto. Oh! Un braccio te l'ho dato, cioè una mano te l'ho dato e ti sei pigliato tutto quanto il braccio, eh. Cioè, vorrei dire. Allora sei tu ad aver condotto questa dolce melodia fino a me. Mi aspettavo qualcuno di più grande e forte, a dire il vero. Oh, ma anche un ragazzino carino come te può andar bene. Il mondo è meno corrotto di quanto pensassi. Grazie a te mi sono risvegliata. In cambio, posso potenziare il tuo vestiario, ma avrò bisogno di materiali adatti. Vuoi provare? Con la forza che ho al momento posso potenziare i tuoi vestiti notevolmente. Cosa mi chiede qua? Corno di gole mangiare? Ah, lo zonanio grande che noi al momento non abbiamo. Perché non lo zonanio grande? Perché l'ho finito, cioè, serviva per le batterie, cioè. Però aumenta a 18, capito? Aumenta di 6. Tantissimo. Ok, ci vediamo. Ritirata. Adesso, mamma mia. Bello cattivo lui, eh. L'ho segnato in mappa, sì. Prossima fata radiosa. Dov'è? È qua. Ma noi partiamo da qui, perché avremo una determinata cosa da fare sulla sinistra, sfruttando il miele che ci è stato dato da questa quest. Ok? Ci serve per la prossima. Le ho fatte in quest'ordine, in realtà a caso, per gusto personale. Però a quanto pare potrebbe essere l'ordine corretto. O addirittura potrebbe essere l'ordine corretto facendo il flauto per ultimo invece che secondo. Fare il secondo il cornista, il terzo questo qua, e poi l'ultimo, vabbè, il flauto. Bene. Dobbiamo seguire in realtà la strada. Quindi dobbiamo scendere da qua. Anche se in realtà... No, anzi, oddio, sì, dai. Scendiamo da qui. Facciamo abbastanza in fretta, tanto. Che belle le rovine anulari. Il fatto che siano così piene di lore e che gli abbiano dato tra l'altro una missione mi spezza. Allora... no, ma così sbaglio completamente strada. Quindi facciamo una pro player move. La mia solita pro player move in realtà. Ah, è vero che adesso ho il carretto salvato. Bello. Ho lo zonanio piccolo. Non ho quello grande. Immaginati essere uno studioso di Zonau e all'improvviso un tizio ti passa di fianco, evocando coi poteri Zonau roba. Cioè, impazziresti, no? Sì, ok, è giusto. Dovrebbe essere sulla sinistra. Ed è una location che già conosciamo da Breath of the Wild. Per motivi legati a Breath of the Wild. Dovrebbe esserci un micro passaggio. A sto giro non andiamo allo stallaggio perché facciamo infinitamente prima così. Letteralmente. Cioè è molto più comodo, sennò dovremmo fare la strada due volte. Dovrebbe essere qua sulla sinistra. Ok. Sì, lo sentite il tamburello? Eccolo qua. Senti il beat. Si chiama Badum. Badum. Tss. Senti il beat, senti il ritmo. Miele a me. Che stai facendo? Ehi, non mi interrompere. Sto tirando le api col mio ritmo. Uff, smettila di guardarmi così. Sì, l'ho capito che non attirerò mai le api in questo modo. E che devo dare... devo molto al direttore. E così volevo preparargli delle crespelle al miele. Ma purtroppo non riesco a trovare del miele, che sarebbe uno degli ingredienti. Voglio farne tante. E per andare sul sicuro mi servirebbero 3 favi. Pare che ci siano dei nidi di api vicino alla voragine del villaggio Calbarico, a nord. Ma non oso avvicinarmi. In realtà noi già ce li abbiamo. Ehi! Sento un odorino dolce e delizioso venire dalla tua borsa. Tieni. Oh, anche se il mio ritmo non ha attirato le api, ha raggiunto il tuo cuore. Adesso potrò cucinare delle crespelle al miele per il direttore. Prendi questo in segno della mia riconoscenza. Soldi, soldi, soldi.
I miei colleghi dell'orchestra sono tornati a provare? Ma allora non posso starmene qui con le mani in mano. Avranno bisogno del mio ritmo. Se farò il giro di tutti gli stallaggi, prima o poi li incontrerò. Insomma, spero di raggiungere il direttore al più presto. Se il destino lo vorrà, ci incontreremo di nuovo. A presto. In realtà è molto vicino lo stallaggio. Addio amico, una dolce musica completata. È bello che molte di queste quest siano incatenate. O meglio, concatenate. Niente, non ce la faccio oggi. Bello. Bella l'attivazione sbagliata. Posso? Ora posso. Allora, vedo uno stallaggio là in fondo e penso che sarà il nostro stallaggio di riferimento. Ora capite perché non ci sono voluto andare prima? Perché la strada è inutilmente lunga. E per inutilmente lunga intendo dire che fare questo viaggio due volte non avrebbe avuto un minimo senso. Mentre negli altri casi, vedendo che comunque la quest era nuova, c'erano i dialoghi e tutto quanto, aveva senso. Tra l'altro qua abbiamo un ottimo modo di farmare. Quindi penso che qua metterò questo. Ci sono dei cavalli. In questo caso la fata radiosa dovrebbe essere lì, ecco, infatti, dopo il fiume. Boing. Ottimo atterraggio. Stallaggio dei gemelli, dei monti gemelli. Che non sono più monti e non sono più gemelli. Sentiamo la musica completa. Bellissima. Ti riconosco, viandante. Guarda, anzi no, ascolta. Il nostro percussionista Badum è tornato. Ma ora mi chiedo se sono ancora adatto a fare il direttore. Il morale dei miei musicisti deve avere la priorità. Gli spettatori sono diminuiti e questo deve averli demotivati un po'. Ma col ritmo di Badun al tamburo, lo spirito dell'orchestra brilla sciolta è tornato quello di un tempo. Ogni membro è indispensabile. Solo se tutti i componenti sono riuniti esiste l'orchestra. Anzi, la grande orchestra. Questo e tutto il resto ci è stato possibile solo grazie ai tuoi sforzi. Grazie, viandante. 5 volte grazie da parte nostra. Annuncio l'inizio di una nuova era per la grande orchestra. Che la nostra musica volga e conforti non solo le fate, ma anche i viandanti e il popolo del mondo intero. Sono così felice che non la smetterei più di parlare. Ad ogni modo, ti ho riconosciuto, viandante. Sei venuto qui per la fata? Non sei venuto allo stallaggio per incontrare la fata radiosa Cutura? O Cutura? Posso Cutura? Anche la fata di qui non esce dal bocciolo del suo fiore da un po'. Immagino che come la fata, allo stallaggio del bosco, abbia paura di uscire. Alla fata di qui piaceva il suono del tamburo. Vorrei darle coraggio facendogli ascoltare il potente ritmo di quel tamburo, ma... Il ponte che dovremmo attraversare per raggiungere la fata è interrotto. I cavalli non possono attraversarlo in queste condizioni. Signor direttore, dato che il ponte è impraticabile, perché non attraversiamo il fiume? Possiamo attraversare il fiume, certo. Presto è deciso, non perdiamo tempo. Andiamo subito al fiume. Quando la fata radiosa si risveglierà, benedirà anche te con la sua magia, viandante. Se non hai altri impegni, vorrei che ti unissi a noi. Ok. Andiamo. Dove siete? Eccoti qua. Allora, per fare questo ovviamente ci servono le assi di legno. Possiamo farlo in tanti modi, ma visto che abbiamo un bel po' di pezzi zonau, io ne approfitterei. Vieni qua, non t'azzardare a cadere. Un bel po' di congegni. Aspetta, facciamo così. Che succede? Che stai combinando? Cerca di non fare niente di strano col nostro brillante. Il ponte è inaccessibile, ma abbiamo deciso di attraversare il fiume e siamo arrivati fin qui. Anche togliendo le ruote al brillante e provando a farlo galleggiare, la corrente è troppo forte. Ok, la fata radiosa è di là. Con la fata radiosa allo stallaggio del bosco, ho paura e non vuole uscire. Alla fata radiosa di cui piaceva il suono del tamburo, voi queste cose già le sapevamo. Questo ponte è assolutamente impraticabile. Ok, vediamo se adesso me lo fa spostare. Sì, adesso me lo fa spostare. Boh, vabbè. Forse dovevo fare prima il dialogo, credo. Ci sono vari congegni zonau qua. Appunto, c'è la cloche. In realtà, se non avete abbastanza congegni qua, ve ne potete assolutamente fregare per un unico grande motivo. Ovvero, basta che lo mettete dritto e ci arrivate dritti, no? Seguite un attimo la corrente.
Tu vieni qua. Ti attacco qui. Prendo anche te. Attacco qui. E siamo pronti. Vi ci porto io. Siamo pronti. Possiamo andare. Ultima fata radiosa, arriviamo. Tranquilli. In che senso, dondola? Amico mio, in che senso? Con la cloche è veramente una scemenza. Arrivati. Vediamo l'ultima canzone definitiva per la fata radiosa. Ecco, questo abbiamo finito. Ho le palpitazioni. La musica dell'orchestra Briglia Sciolta ha davvero il potere di rallegrare chiunque. Grazie ancora. Ho preparato una cosa per ringraziarti. È così pesante che potrebbe romperti la borsa, ma ti prego di accettarla. Un sacco di rupie. Adesso che le mie tasche si sono alleggerite, posso concentrarmi sul nostro spettacolo. La nostra orchestra è finalmente riuscita a esibirsi davanti a tutte le fate. Non ho parole, sono talmente felice che potrei sciogliermi in lacrime. Oggi è un gran giorno per la musica. Grazie di cuore per non aver mai mollato, nonostante le difficoltà che hai avuto. Ogni volta che una fata radiosa usciva dal suo bozzolo. Grazie alla nostra esibizione ho provato grande orgoglio. Ma non sono l'unica a sentirsi più sicura delle proprie doti. Il morale della nostra orchestra è alle stelle grazie a te. Se mai volessi muoverti al ritmo delle mie percussioni, passa pure allo stallaggio quando vuoi. Ti farò assistere a un'esibizione che ti lascerà senza fiato. E non finisce qui! Questo è solo l'inizio. Continueremo a regalare sorrisi alla gente con la nostra musica. Metteremo anima e corpo nelle nostre esibizioni affinché traspaiano tutte le nostre emozioni. Il mio desiderio è che tutti i viandanti possano sentirsi felici e rilassati quando ascoltano la nostra musica. Mio caro viandante, ti sei guadagnato il diritto di essere un membro della nostra grande orchestra. Tra l'altro, nonostante tutte le avventure vissute insieme, temo di non conoscere ancora il tuo nome. Come ti chiami? Link. Così è questo il nome del salvatore della nostra orchestra. Mi ricordo bene, oh sì. Il nostro gruppo tornerà sulla scena musicale con un nuovo nome. Addio, Orchestra Briglia Sciolta. D'ora in avanti saremo Link e l'Orchestra Briglia Riunita. Non male, eh? Bello così. Che sensazione meravigliosa, il primo respiro di aria fresca e inebriante. Il ritmo del tamburo ha acceso un sentimento rovente nel mio cuore. È come un'intensa energia e magari potrebbe tornare utile anche a te. Posso potenziare i tuoi vestiti, è il minimo che possa fare. Devi solo fornirmi i materiali. Che ne dici? Con i miei poteri posso potenziare i tuoi vestiti al massimo. Ovviamente ci mancano gli oggetti per poterlo fare. Ma facciamo così. Vado a recuperare lo zonanio grande e il corno di golem maggiore, no? E ci siamo. Tanto non penso di doverci mettere chissà quanti eoni a ottenere un po' di zonanio grande. Forse. Cioè, basta che vado a massacrare qualcuno, no? Bene, è tempo di potenziarci. Eccoci qua. Siamo da quella che ci ha trattati meglio. Allora, vediamo un po'. Cosa tutto mi chiedi? 5, 5, 5. Madonna, è un salasso, eh.
Potenziamo. La cutscene l'abbiamo già vista, quindi vabbè, si salta, quindi cacchio me ne frega. La cutscene. 3. Così sarai bello forte. Vediamo se si può. Ehi, porca miseria. Vabbè, 10. Però aumenta di un botto, eh. Aumenta veramente di un botto. Ok, facciamo questa. Sì, vabbè, 10 di zonagno grande per un upgrade, mi sembra. Uff. Stanco solo al pensiero. Quindi devo fare 30 di zonagno grande per il prossimo upgrade. Cioè, la roba degli zona 1 non è un problema, perché tanto avete visto che li troviamo, che... Ed eccolo qua. Vediamo se mi richiede uguali per tutti. Sì, mi chiede corno di golem maresciallo, corno di golem colonnello e 10 di zonagno grande. Vabbè, per il prossimo episodio mi faccio trovare con l'armatura già a livello 4. Ci vorrà un po', però ne vale la pena. Ne vale assolutamente la pena. Anche perché adesso abbiamo 18 a pezzo. 18, 18, 18. Abbiamo 54. Abbiamo un sacco di difesa. L'arma mi si sta per rompere comunque, quella di Lionel, quindi devo stare attento. Però detto questo, vediamo al prossimo episodio.